Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco Bettuzzi non si nascondono più. Come mostrano le foto esclusive del settimanale Oggi, la showgirl e l'imprenditore si sono regalati alcuni giorni insieme a Roma. Passeggiate romantiche, selfie, visite. Lui è incantato, lei sorride, è vero amore. Foto esclusive, video intervista sempre insieme, basta parrucche, via i cappucci calati sugli occhi e le sciarpe alzate sino al naso. Basta anche coi bronci e l'aria preoccupata quando spunta un fotografo. Elisabetta Gregoraci ha deciso di non nascondersi più e pare molto serena, eccola sorridente e in splendida forma a Roma, ancora una volta in compagnia di Francesco Bettuzzi, l'imprenditore che è al suo fianco da mesi e che, ormai è chiaro, è il suo nuovo compagno. Eli e Francesco trascorrono ogni scampolo di tempo libero insieme. E qualcuno dice che la loro unione sia nata ben prima del 23 dicembre scorso, quando la showgirl ha firmato la separazione consensuale da Flavio Briatore. Qualche foto di Instagram suffraga questa tesi, ma, a questo punto, è poco importante saperlo. Si conoscono da anni. Dopo quasi 10 anni d'amore con Briatore, Elisabetta ha dunque ripreso la sua vita in mano ed è di nuovo innamorata, come dimostra il sorriso un po' estasiato che sfodera in alcune di queste foto. Con Bettuzzi ha trascorso qualche giorno a Roma dove lei aveva degli impegni di lavoro. È la prima uscita ufficiale, in Italia, per la nuova coppia. Ora la loro vita si divide sull'asse Monte Carlo Parma visto che lei vive nel Principato di Monaco, con suo figlio, Nathan Falco, e lui a Parma, dove dirige la sua azienda cosmetica, di cui lei è testimonial dal 2015. Elisabetta e Francesco, ancora non camminano mano nella mano né si baciano pubblicamente, forse accadrà dopo giugno, quando sarà firmato il divorzio da Briatore. Per ora, comunque, né lei né l'imprenditore del Bilonaire hanno voluto fare dichiarazioni sulla loro separazione. Sexy e felice, le voci di crisi sul loro matrimonio, giravano da anni e nell'ultimo periodo erano diventate insistenti. Forse, poter riflettere così a lungo sul da farsi ha permesso a entrambi di diluire rabbia e rancori arrivando all'addio con animi pacificati. Lo dimostra il fatto che hanno organizzato insieme la festa di compleanno del bambino e, sempre in marzo, hanno persino trascorso una vacanza a Dubai. La Gregoraci era già lì per motivi di lavoro, pare. Da quando è tornato single, Briatore è molto concentrato su Nathan Falco. Le foto da imprenditore hanno lasciato posto a immagini più casalinghe da padre felice, molto legato al figlio. Lo dimostrano le decine di selfie che scattano assieme e i commenti entusiastici che MR Bilonaire pubblica su Instagram. Si va dai pranzi domenicali con Nathan e gli amichetti di scuola, alle vacanze al mare, alla messa. Insomma, Briatore sembra ambire alla medaglia di super papà. Ed Elisabetta? Sui social mostra foto sempre più sexy e un umore stellare. Come una donna che ha voltato pagina. E che è felice. Cristina Rogledi.